Marina Motori, siamo con Pier Giorgio Massida, presidente dell'autorità portuale. Qual è il ruolo dell'autorità portuale in questo rivoluzionario progetto? L'unico ruolo che noi sentiamo di dover portare avanti è quello di ospitare l'innovazione nel porto di Cagliari. Stiamo ospitando questa manifestazione perché sin dal mio insediamento ho parlato che il porto di Cagliari ha bisogno di due cose. In primo luogo di accendere tutti i riflettori per farlo crescere, per farlo progredire e creare tanti posti di lavoro. In secondo luogo perché vogliamo trasformarlo in un grande green port, cioè un porto che sia anche la sede delle innovazioni che li utilizzi magari per l'energia, come stiamo facendo, ma che nel futuro ospiterà sempre più queste manifestazioni che hanno molta importanza, perché se questa macchina manterrà le aspettative io credo che sarà una pietra miliare nel trasporto, quindi è troppo bello e sicuramente una grande soddisfazione che questa iniziativa parta da Cagliari, parta dalla Sardegna. Progetti sempre riguardo all'impatto ambientale dell'autorità portuale? Intanto il 23 ospiteremo un'altra iniziativa interessantissima, verrà un catamarano che sta girando il mondo con una propulsione a pannelli fotovoltaici, quindi un'innovazione straordinaria, e arriveranno televisioni da tutto il mondo per filmare, per propagandare questo evento. Il porto si sta muovendo, come ho già detto, nel senso dell'innovazione, soprattutto ambientale, quindi stiamo promuovendo diverse iniziative per la produzione di energia alternativa e per esempio nei prossimi giorni porteremo avanti anche un'iniziativa che è quella dell'utilizzazione dei microrganismi per pulire l'acqua del porto. Credo che la Sardegna sia conosciuta per l'acqua cristallina, per la bellezza delle sue acque e su questa strada anche il porto deve procedere. Grazie Presidente.